Giusto per rimanere sempre un pochino con l'animo leggero, non poteva mancare un altro momento di comicità e quindi direttamente dal Talent The Best di Canale Italia e da Aria Fresca e Friend vi presento con grande piacere Andrea Magini. Quale asta? Momento leggero, Andrea Magini mi ha preso per il culo, va bene così. Signore e signori, buonasera, come va? Fate un applauso, tanto fa freddo. Allora, sì, fa piacere il fatto di... Allora, io dopo ci si fa un selfie perché ho più gente io di Graziano Salvatori stasera, quindi ci si manda le foto e pigliarsi per il culo, dopo ci si fa tutti insieme. Cioè, c'è niente da ridere. Cominciamo, si ride quando fa le battute. Allora, fuori c'è più nessuno, sono tutti qua dentro. Oh, bravi sti cantanti, fate un applauso anche ai cantanti. Prima era a prendere il caffè, una signora mi ha detto: lei è quello della televisione? Sì, poi pensavo fossero le telecamere a Grassa, invece così al naturale, dico va bene. No, io spero di farvi divertire stasera. Voi dovete sapere che tanti anni fa io ho cominciato facendo Forum, quel programma di Rete4, conoscerete, ricordate, siete vivi, ci siete, sì. Ricordate quel programma di Rete4? In quel programma di Rete4 la sera ci mandavano a fare le serate, le seratine in giro per guadagnare 2 lire, erano proprio il momento. Dove va signora? Che fa? Va via così, mi scappa di traina, dove va? Che, giudicata come cammina, mi scappa da pisciare, ora un attimo. Che, quando l'ha fatta signora, lei tenga nota di tutte le battute e le dice che sta brutto, l'ho vista partire proprio. Manca poco, secondo me ci arriva l'arco. Insomma, si arriva a fare questa serata, per dire, perché non siamo mai sicuri, ne voglia di lavori o non lavori, in un ospizio, età media 75-80 anni. Faccio 10 minuti e un quarto d'ora, non rideva nessuno. In fondo, proprio dove ora c'è il nostro fonico, in fondo c'era Nomino, sdraiato su una lettiga, così, col coso qui al naso che guardava e faceva. E boh. Dopo 10 minuti non mi ridevano, faccio, io via, io vo via. Rivederci a tutti, speriamo migliorate e sto minutaggio in fondo, anche te. Non fu, grazie, potete fare l'applauso, tanto muore nessuno. Fu un bel, non fu un bell'inizio. Comunque sia, ritornando a bomba a noi, è bellissimo venire in questi piccoli paesi, Margecchia è veramente bellino, pieno, fa poi bello queste feste con tanti ragazzi, ragazze, mogli, mariti, c'è anche la mia, cazzo ride signora, c'è, io dico, è il suo marito lei, lo vedi? Ride e vedi. La mia mi segue, anzi fate un applauso alla mia moglie, all'ingegneria, mi segue dappertutto, dove vado c'è lei, vuoi fare una serata c'è lei, vuoi fare un casting c'è lei, vuoi in televisione c'è lei, un gatto attaccato a oglioni gli fa meno, veramente, lei uguale? Piuttosto voglio dire una cosa ai bambini, io dico qualche parolaccia perché noi comici abbiamo una patente speciale che si possono dire, voi no. Ok? Le posso dire solo io finché sono qui in cima, ma non le dico tante, le dico pochine. Vi dicevo la bellezza delle donne, la meraviglia delle donne. Io ho contato, qua può essere sposati, è una cosa bella, davvero. Beh, proprio non ci crede nessuno, eh? È una cosa bellissima. Io ho contato l'altro giorno un mio amico, è il mio farmacista. Il farmacista mi ha fatto... C'è Andrea, da tanto ci si vede, dico davvero anche. Senti, vieni su, dai, vieni a casa un attimino. Si va a casa, so. Vuoi il caffè? La mia moglie ti fa il caffè. Ma dico, grazie, dottore, lo piglio volentieri. Ah, va bene, amore, fai il caffè ad Andrea. Lo vuoi anche la torta? Ha fatto una torta alla cioccolata, la fa la mia moglie, la fa bellissima, una cosa spettacolare. Dottore, va bene. Amore, porta anche un pezzo di torta di quella che hai fatto te. Lo vuoi il nocino? Nocino, lo fa la mia moglie, ho le sue mani, la fine del mondo. Dottore, grazie. Amore, porta anche il nocino ad Andrea che lo gradisce. Dottore, ma quanti anni è che siete sposati? 44. Poi, è ancora la chiama amore?
è che non mi ricordo come cazzo si chiama. Vedete? No, però è bene essere sposati, davvero, è una cosa meravigliosa, davvero. L'altro giorno c'è un altro amico mio che è andato dal dottore e gli ha fatto: oh, c'ho la mia moglie, è diventata sorda del tutto. Dice: Dio buono, portamela. No, che te la porto, si vergogna, posso andare lì e dirgli sei sorda, dai, è brutto. La questione. Dice: allora come si fa? Non lo so, trova un sistema, te, io. Vabbè, guarda, fai una cosa, stasera vai a casa, apri la porta e fai, gli fai una domanda. Se non ti risponde, segno che non ti ha sentito, fai 2 metri e gli fai un'altra volta la domanda. Poi rifai altri 2 metri, gli rifai un'altra volta la domanda. Fino a che non ti risponde. Quando ti risponde vuol dire che ha capito. Segna la distanza, me la porti e io ti do sicuramente una cura. Questo va a casa. Apre la porta, un salone grande. Amore, cosa c'è per cena stasera? Due metri. Amore, cosa c'è per cena stasera? Silenzio. Altri 2 metri. Amore, cosa c'è per cena stasera? Silenzio. Madonnina, è proprio all'ultimo stadio. Gli arriva proprio alla porta del cucinino e gli fa: amore, cosa c'è per cena stasera? Il pollo con le patate, è da prima che te lo dico! Perché effettivamente molte volte siamo noi, ma di questo ci si arriva in un secondo momento. Io, come avrete capito, sono una persona che ha avuto tante donne, quindi... Allora, non sei simpatico per nulla. Tante, 3. Ute 3. La prima era brutta, una cosa spropositata. Quando la portai a casa, il mio babbo la guardava, e feci: babbo, non la guardare così, è bella dentro. Dice: allora figlia, un'accetta, aprila, perché così non si sopporta. La seconda era bellina, ma puzzava. Una cosa spropositata. Ma non gli si stava vicino. Ricordo una volta gli dissi: amore, ma un pochino di profumo. Ce lo uso, che profumo usi? Biancaneve e 7 nani. Allora, o te è morta Biancaneve o uno dei 7 nani, ma qui c'è qualcosa, un quadrato, un puzzo non ci esiste. La terza invece, ti prego di preparare la base, la terza invece era, aspetta quando te lo dico io, era bellissima, ma meravigliosa, non c'aveva un difetto. E non capivo come faceva a stacco uno, insomma, come me. Me ne accorsi la prima volta che abbiamo fatto un giro in macchina e guidava lei. Ma questa storia ve la voglio raccontare cantando. Prego, maestro! Allora, immaginate la scena, eravamo a Roma. Lei mi fa: amore, andiamo a fare un giro in auto, va bene, guido io. No, guido io, ok. Entro in macchina. Tutto a posto, tutto a posto. Dove andiamo? Ma non so, adesso vediamo. Vediamo, no? Sai, io Roma non la conosco, le vie. Uscimmo insieme e non sapevo niente, che aveva solo da 3 giorni la patente. Ma io ne ebbi quasi subito il sospetto, appena lei inserì la chiave nel cruscotto. Mise la prima ed era un po' insicura, io non avevo ancora messo la cintura. Lasciò di colpo la frizione dell'Ibiza, ho dato una craniata dentro al parabrezza. Poi ripartimmo piano piano, io tenevo il freno a mano, quando vidi da lontano un camion blu piano, lei che andava contro mano piano, io guardavo la lancetta, t'ho detto piano, 120, 130 anche di più,
per la prima volta io ho invocato Padre Pio, te che faresti al posto mio? Come andresti a piedi pure io? Ma cazzo, ma ci sono sopra sta macchina, aiuto! Potete farlo qui l'applauso, perché secondo me è la base dell'intervallo. Uno a quel punto già sarebbe preoccupato, ma io andavo e lungo il Tevere, che andava lento, vedemmo a galla un profilattico al tramonto. Tanto era grande che io scemasi come uno scemo, e lei mi disse: amore, non ti preoccupare, è Polifemo, un amico mio, tranquillo. A Tor di Quinto prese il palo di un divieto e c'è fermò una quercia e mezzo ad un frutteto. Incidente a te, da sotto al cofano spuntò l'uomo del monte con un frullato di verdura sulla fronte. Chi salirà dopo di me nella macchina con te respirerà un odore forte che ho lasciato a te vicino, ha impregnato il seggiolino, è l'odore dei calzoni bianchi miei. Perché amore non ho retto, io mi so cacato addosso a Cipicchia, ti lascio questa macchia, il ricordo di me per sempre e per tutto quanto il tempo, col cacchio che c'è ritorno in macchina. Grazie! Buona, non è nulla, siamo solo all'inizio. Grazie comunque, grazie! Allora, rimettiamo la sedia a posto, poi puoi sfumare, amore, caro, grazie. Sei fantastico, Bob. Mezzo tono più basso la prossima volta, dai un goccino di medi, un goccino di bassi, vero? Sarà fatto. Grazie, mi piglia per il culo, ovviamente. Tutto a posto, signori? Faccio presente che io sono il possessore dei Guinness dei primati, per chi non lo sa, con 42 ore di spettacolo continuato. Lì fuori c'è tutti quell'omini lì, vedete, pronti, qui la chiudiamo, posso andare avanti 42 ore, ho fatto solo 5 minuti per ora, vi rifaccio la domanda. Va tutto bene, signori? Vedete come continua, quello che ha detto no rimane qui 2 anni ora, cioè il problema è già risolto. Quindi, allora vi dicevo, però comunque sia, le donne sono meravigliose, noi dobbiamo fargli veramente un grande applauso. Un applauso a tutte le donne, anche perché ci regalano una grande gioia, la gioia della paternità. Le donne diventano mamme, fate un applauso alle mamme. Le mamme, la meraviglia delle mamme che chiedono sempre ai bambini, dove vai, con chi vai, cosa fai, la mamma che non si fa mai i cazzi suoi, onestamente, ma come fate, la mamma italiana è meravigliosa, come ti chiami? Sì, no, io, te, sì, Giuseppina, quanti figlioli c'hai? 3 maschi, sposati tutte e 3? No, beh, uno solo, io mi immagino Giuseppina che la mattina... Oh, l'ora di farla finita, Te ti devi trovare a moglie, devi andare via, di qui insomma la tua serva, ti lavo, ti stiro, ti sistemo, Basta, Ti ritrovati moglie, va via domani, mamma, mi sposo. No! Chi è sta zoccola? Le mamme italiane sono meravigliose. No, che di no, figurati io. Poi gliela presenti, ma ti fa mangiare così secca, letta? Te ne fa le lasagne con ripieno di cinghiale, te ne fa, le mamme sono la fine del mondo, non si fa volergli male alla mamma, la mamma è, sai dove dice, c'hanno figli maschi scemi, normale, come ci addormentava la mamma, ve lo ricordate?
Ninna nanna. O si fa per bene o così fa cacare, dai. Ninna nanna. Questo bimbo lo darò alla Befana che lo tiene una. E fino a lì il bimbo fa, ma vaffanculo. Befana è brava. Settimana passa la resta, può portare regali, ma chi se ne frega. È lì che la mamma cambia tono. Fateci caso. Lo darò. Che lo tiene un anno. Spenge la luce, chiude la porta e va via. Osciagurate! Lasciano quei bimbi lì con due occhi come un gufo. Al buio. Con lenzuolo tirato fino a quassù che si ha mangiato fagioli. Vuole anche morire un bimbino in quella maniera. Delinquenti. La mamma che ti fa sempre la solita domanda. Ero lì fuori. Ha chiamato. Anche ora. Quasi 50 anni. Amore. Sì. Dove sei? So fa la serata. Ah, sei cambiato le mutande? Questa è una domanda che di solito alle donne la mamma non gliela fa. Voi sapete che la donna è più, no? Avete visto anche quando guardate la televisione, avete visto, no? C'è sempre rosa. Mamma, ho un lieve prurito intimo, tesoro, mettici la crema. Immaginate, no, mamma mi prude la favola, dai, sta brutta. Cioè, no. Quindi noi uomini abbiamo purtroppo una realtà diversa. Abbiamo, grazie, fatelo anche voi, che cazzo, non fate facciola a quest'uomo qui, non fate facciola a lui. Allora, però poi c'è da dire che l'uomo c'ha qualche piccolo problema, no, nel momento, insomma, l'uomo con l'acqua ci si trova bene, via, su. L'uomo le mutande se le cambia quando sono croccanti, le cose... L'80%, diciamoci la verità, se non c'è un motivo non vedo perché. Su, l'uomo quando la donna ti fa, andato moglie ti fa, sei cambiato le mutande, è segno che forse, allora fai un fiondone nel bagno, tu sembri Superman, stasera, Dio buono, ti cambi le mutande, ti fai bidet, forse, pertanto ti cambi le mutande, poi prendi... Questo lo fanno tutti gli uomini, lo sapete. Chi non l'ha fatto? Il dopo barba. Il problema per chi l'ha fatto la prima volta è che è tremendo. Il problema è che ormai la seconda hai già dato, capito? Che non ti sale subito. Te fai fum. Quando sei partito con la seconda botta e dopo barba ti sale il bruciore della prima, no? Yeah. Che poi arrivi a letto e 99 su 100 non succede manco nulla, quindi la mia mamma te le sei cambiate le mutande? Sì mamma, stamattina. Bravo, stamattina, no? Ora? Oh mamma, ora no, ora me le sono cambiate, io abbi pazienza ora. Bravo. E se quando hai finito di fare lo spettacolo esci fuori, l'autotreno ti piglia avanti, ti stronca tutto, ti portano all'ospedale? Figura si fa. Care mamme, parlo a nome di tutti i figli d'Italia. Se io esco fuori di qui e vedo un autotreno a 5 metri da me, mi caco addosso. Che la mutanda sia pulita al sudice all'ospedale ci arrivo con la sgommata. Minimo. Studia, per una vita mi ha detto studia. Dai mamma, io sono uno ha studiato tanto, Tanto. No, l'ho fatte tutte, no altre. 8 anni. Secondo voi, un perito industriale che ha fatto 5 anni, non ha fatto 8, chi ne sa di più? Fare il discorso evidente, ne ha fatti 8, grazie al cazzo, no, voglio dire, scusate, parolaccia, però insomma, voglio dire, le so più io, dai, mamma, studia, ma le mamme tanto, chiudiamo con i babbi, perché mia penserete che noi uomini siamo da meno, Mio babbo, mi ricordo sempre, anche lui mi faceva studia, Andre studia, quest'anno se passi,
babbo ti compra il motorino. E tutte le volte a maggio l'agguantavo e gli facevo, babbo anche quest'anno tu risparmi, ti preoccupare, tranquillo. Lo facevo per, babbo Forino lavorava, compra il motorino, costava un sacco di soldi. Poi cominciai a uscire la sera e mio babbo mi faceva, oh, mezzanotte, devi essere a casa. Le due. Voi dovete sapere che le porte di casa di una famiglia normale, il giorno, sembrano tutte unte, no? Se rientra alle due e tuo babbo ti ha detto di rientrare a mezzanotte, sei nella cassa delle finestre che ridono. Sapete che il film è horror? Crea, crea! Fu a tuo babbo 14 mandate, quindi crea, 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 tra, 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 tra. Benedetto. Arrivi in casa, ti levi le scarpe e fai i corridoi in punta di piedi in tutti i corridoi delle famiglie italiane. C'è un oggetto inutile, una madia, un canterano, un comò, c'è sempre lì. E te tranquillo che lo piglierai sicuramente con il mignolino del piede. Sicuro, te lo sai che c'è, è inutile, è lì, ma lo pigli sicuro. Quindi... Azzoppo Galletto, arrivi in camera, spengi la luce, chiudi la porta e dici vaffanculo, stavolta non mi ha beccato ed è lì che il tuo babbo riapre la porta. Allora, sembra un essere mitologico, ma che sei imbecille, sei ritornata alle due, la tua mamma l'ho fermata io. Allora ci hai chiamato il 112, 113, 115, 116, 117, 118, l'ospedale di Cisanello, quello di Livorno. Ma che sei imbecille, eh? Da domani si cambia sistema, perché questa casa... Non è un albergo, no, perché un albergo, portare scassapalle in questa maniera, non c'è mai stato. Grazie a tutti, signore e signori.